Per il resto sono pochissimi, sono anche limitati, diciamo. La preoccupazione di Papa Francesco per la diffusione del coronavirus. Bergoglio ha rivolto una preghiera per le persone malate in Cina e nel mondo durante la preghiera dell'Angelus in Piazza San Pietro. Poi il suo appello per il giorno della memoria, domani nel 75° anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Sentiamo le sue parole. Davanti a questa immane tragedia, a questa atrocità, non è ammissibile l'indifferenza ed è doverosa la memoria. Domani siamo tutti invitati a fare un momento di preghiera, di raccoglimento, dicendo ciascuno nel proprio cuore mai più, mai più. Domani dunque il giorno della memoria, a Livorno la Run for Mem, la corsa in ricordo della Shoah, organizzata dall'Unione delle Comunità Ebraiche. Sentiamo Caterina Doglio, poi con Perla di Poppa le testimonianze degli ultimi sopravvissuti. Eccolo, si infila la maglietta ed è pronto a partire. Il testimonial d'eccezione della Run for Mem, la corsa per la memoria, arriva da Israele. Ha 83 anni e una storia formidabile. Il podista Shaul Adani, sopravvissuto al campo nazista di Berger-Belsen e alla strage di atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco del 72. Con lui allora anche Rolando Rigoli e Mario Aldo Montano, ambedue schermidori, avevano appena vinto la medaglia d'oro. Gli atleti israeliani furono catturati, prima ammazzati qualcuno e poi catturati e portati via. E per l'appunto noi eravamo proprio la palazzina di fronte. Hanno partecipato in centinaia alla quarta edizione della Run for Mem organizzata quest'anno a Livorno dall'UCEI. Importante ricordare quello che è stato, ma anche ricordare che c'era vita prima e c'è vita dopo. Bisogna portare dentro di sé le tappe della memoria. Una corsa anche contro l'indifferenza, un tema caro a Liliana Segre, mentre arriva la notizia che il vocabolario Zingarelli ha affidato proprio alla senatrice a vita e testimone dell'Olocausto la definizione di indifferenza, che, scrive la Segre, racchiude la chiave per comprendere la ragione del male, perché quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c'è limite all'orrore. Dov conserva i pantaloni da prigioniero a Buchenwald, li indossa sulla testa come lo scialle rituale della preghiera ebraica, arrotola la camicia e inizia a raccontare: avevo solo 15 anni. Una foto, un libro, un paio di occhiali, oggetti per tenere viva la memoria, per esorcizzare l'orrore, tenuti stretti tra le mani dei sopravvissuti come prove tangibili di una memoria che si fa sempre più sbiadita. Malka ha portato una bambola, regalo di sua madre, uccisa nel forno crematorio subito dopo il loro arrivo ad Auschwitz. L'abbraccio ancora di notte, dice, perché non riesco a dormire. Nel campo di concentramento non c'erano matite né quaderni, ma ho deciso che dovevo studiare per sopravvivere, dice Becceva. Ho imparato il francese da un'altra prigioniera, il suo oggetto è un libro. Shmuel ha un sacchetto di terra, raccolta lì, dove i suoi parenti sono stati trucidati dai nazisti. Per lui la storia ha ribaltato lo specchio. Anni dopo, da agente penitenziario, si è trovato davanti ad Adolf Eichmann. Non avete vinto, gli ha detto, io sono vivo. Smul mostra la foto dei genitori, si tocca la gola, ancora oggi, non riesce a parlare di Auschwitz. Per lui parlano le lacrime e la moglie Sonia, ci ha messo anni ad aprirsi con me, poi si è aperto con i nipoti. Voilà. Andiamo in Libia adesso perché la tregua è a rischio per gli attacchi delle truppe di Haftar che non